Lecce Fiere in Piazza Palio spalanca le porte alla bontà. Profumo di cioccolata, pane fragrante, ogni gusto di gelato. Tutto preparato da sapienti mani. E Agro Gepacioc, edizione numero 7. Il Salone Nazionale della Gelateria, Pasticceria, Cioccolateria e dell'Artigianato Agroalimentare. Un settore che sta tentando di combattere la crisi. E quest'anno in fiera ci sono grandi novità. Una è fuori salone, Cake Design Expo & Lab. Nelle sale del Castello Carlo V, laboratori ed esposizione della pasticceria che fa delle torte dei veri e propri monumenti. E poi due concorsi speciali per nuovi talenti. Non c'è solamente l'incontro fra domanda e offerta, ma ci sono anche momenti di altissima formazione. Abbiamo la fortuna quest'anno di avere Bruno Barbieri, uno chef pluristellato dalla Michelin, che verrà a spiegare i segreti del suo successo ai nostri imprenditori. Sono convinto che i 40.000 spettatori della fiera dell'anno scorso verranno superati quest'anno, perché la fiera continua ad essere un grandissimo punto di riferimento per tutti quanti, sia per i cittadini ma soprattutto per gli operatori del settore. È una manifestazione che ormai è un segnale importante della vivacità del Salento, del settore enogastronomico e non solo, e quindi della possibilità delle nostre imprese di poter mettere in vetrina le eccellenze, i prodotti di qualità. E anche in questo periodo, che è un periodo difficile, tutti lo sappiamo, Agro Gepacioc cresce. Questo è un buon messaggio non soltanto per il comparto dei nostri operatori dell'agroalimentare, della panificazione, pasticceria, gelateria e cioccolateria, ma per tutto, io direi, per tutto il comparto economico di questo territorio. Resta aperto fino a mercoledì 17 ottobre Agro Gepacioc, l'evento che fa di Lecce la ciliegina sulla torta.